Segnalibri, l'energia delle parole. In collaborazione con Librerie Belgravia. Eccoci di nuovo sintonizzati su Radio Energy per l'appuntamento e con la rubrica Segnalibri, che in questi due mesi ha riscosso davvero ottimi consensi, sia da parte degli ascoltatori che hanno contattato la redazione, sia da parte della comunità online di Facebook. Per chi ancora non lo sapesse, infatti, troverete ogni puntata di Segnalibri postata sulla pagina Facebook di Radio Energy. Come sempre, Viviana Dragani vi augura un buon venerdì sera e vi annuncia l'aforisma di oggi dedicato a tutti e in particolare ai bibliofili. Se vogliamo conoscere il senso dell'esistenza, dobbiamo aprire un libro. Là in fondo, nell'angolo più oscuro del capitolo, c'è una frase scritta apposta per noi. Pietro Citati. Trovati su Radio Energy con Segnalibri, che oggi vi segnala il libro Scandalo di Paolo Flores d'Arcais, Gesù, l'invenzione del Dio cristiano. Segnalibri, l'energia delle parole. Paolo Flores d'Arcais nasce a Cervignano del Friuli nel 1944. È un filosofo, pubblicista e ricercatore universitario italiano, direttore della rivista Micromega e allievo e amico di Lucio Colletti, il massimo studioso italiano del marxismo, fino agli anni Ottanta, quando rivedrà le sue concezioni. È anche collaboratore de Il Fatto Quotidiano, El País e altri quotidiani tedeschi. Tra gli autori cui ha dichiarato di ispirarsi per i suoi saggi possiamo citare Camus e Hannah Arendt. È stato fino al 2009 ricercatore universitario di filosofia morale presso l'Università La Sapienza di Roma. Inizia presto ad occuparsi di politica nell'organizzazione giovanile del Partito Comunista Italiano. Dopo essere stato uno dei protagonisti del 68 romano, approda a posizioni di radicalismo e verso la fine degli anni 70 ha una breve e vivida intesa con Bettino Craxi e Claudio Martelli, da cui tuttavia si distacca ben presto. Nel 1990 aderisce al Partito Democratico della Sinistra di Achille Occhetto, entrando nella direzione del movimento, da cui però fuoriesce due anni dopo, poiché favorevole alla guerra del Golfo, a differenza della linea maggioritaria. Tra i promotori della breve stagione dei girotondi, tenta di proporre una lista dei suoi candidati alle primarie dell'Ulivo per le elezioni politiche del 2006, ma come lui stesso deve ammettere, realizza un fallimento pieno e perfetto. Il 25 marzo 2008 annunciò con un articolo che nelle elezioni politiche del 2008 avrebbe votato per il Partito Democratico in funzione anti-berlusconiana. Il 29 gennaio 2009 ha deciso di ritentare in politica prospettando il Partito dei Senza Partito insieme ad Antonio Di Pietro e Andrea Camilleri per partecipare alle elezioni europee del 2009, ma il 12 marzo dello stesso anno viene annunciato il mancato accordo tra i tre personaggi. Ma è giunto il momento di svelare il titolo del libro di oggi. Perciò ascoltiamo insieme l'immancabile carta d'identità. Titolo: Gesù, l'invenzione del Dio cristiano. Autore: Paolo Flores d'Arcais. Casa editrice: Ad Editore. Genere: saggio. Numero di pagine: 127. Dicono di lui: il saggio che sta dando origine ad accesi dibattiti fra i teologi italiani. Prendi un respiro, lasciati andare, datti la spinta per saltare. Ora hai le mie mani, stringimi forte, non guardare indietro, non ti lascerò. Cari amici, è giunto il momento di parlarvi più nello specifico del libro bestseller dedicato alla figura di Gesù di Nazareth, che ha dato vita a un acceso dibattito tra storici, teologi e saggisti. Segnalibri, l'energia delle parole. Paolo Flores d'Arcais capovolge radicalmente le tesi di Joseph Ratzinger, Papa Benedetto, dimostrandone l'inconsistenza con questo pamphlet guidato da una fedele e rigorosa lettura delle fonti storiche. La tesi dell'autore, che del resto coincide con il mainstream di due secoli di studi storici sull'argomento, è lineare. Gesù non era cristiano, era un ebreo osservante che mai avrebbe immaginato di dar vita a una nuova religione e meno che mai di fondare una chiesa. Mai si è proclamato Messia e se qualcuno degli apostoli ha ipotizzato che fosse Cristo, ha sempre rifiutato questa investitura. Gesù e Cristo sono dunque due figure incompatibili. Storicamente reale il primo, profeta apocalittico ebreo di Galilea,
frutto di 3 secoli di invenzione teologica, e il secondo, culminati nel Concilio di Nicea. E ora diamo spazio a tutta l'energia delle parole con la lettura dell'incipit del libro di oggi, che, lo ricordiamo per chi si fosse sintonizzato in ritardo, è Gesù, l'invenzione del Dio cristiano, di Paolo Flores d'Arcais. Seguitemi. Segnalibri, l'energia delle parole. Gesù non era cristiano. Era un ebreo osservante, rimasto tale fino alla morte, che mai avrebbe immaginato di dar vita a una nuova religione e meno che mai di fondare una chiesa. Per rendersene conto basta leggere con attenzione, soprattutto per intero, il Nuovo Testamento, che la maggior parte dei fedeli conosce invece solo attraverso gli stralci letti durante la messa. Nelle pagine che seguono faremo perciò parlare soprattutto le fonti canoniche, che per i credenti sono parola di Dio. Gesù non si è mai sognato di proclamarsi il Messia, e se qualcuno degli apostoli ha ipotizzato che fosse Cristo, lo ha fulminato di anatema. All'idea di essere considerato addirittura Dio vero da Dio vero, secondo il credo del Concilio di Nicea tuttora in vigore nella Chiesa Cattolica, sarebbe stato preso da un indicibile orrore. Yoshua Bar Yosef era un profeta ebreo itinerante, esorcista e guaritore, un missionario apocalittico che annunciava la buona novella dell'arrivo, incombente, del regno per opera di Dio. Dopo essere stato discepolo di Giovanni ed essersene staccato con altri adepti, ha predicato quasi esclusivamente in Galilea, in piccoli centri di contadini e pescatori spesso analfabeti, al culmine dei quali, recatosi a Gerusalemme, avendo provocato qualche disordine, viene condannato alla crocifissione insieme ad altri 2 ladroni. Storicamente una figura di minore importanza rispetto al Giovanni, che battezzava sulle rive del Giordano, e di altri predicatori apocalittici del suo tempo, di cui è rimasta memoria in Flavio Giuseppe. Come ha scritto il maggior biblista cattolico italiano del dopoguerra, la vicenda di Gesù è stata in realtà di poca o nessuna rilevanza politica e religiosa, una delle non poche presenze scomode in una regione periferica dell'Impero Romano, messe prontamente a tacere in modo violento dall'autorità romana del posto, con la collaborazione più o meno decisiva di capi giudaici. Il Gesù di cui parla Josef Ratzinger, invece, non c'entra nulla con il Yoshua Bar Yosef che guarisce e predica in Galilea ai tempi di Tiberio. Nel suo libro del 2007 non c'è Gesù, bensì il Cristo dogmatizzato dai concili di Nicea e Calcedonia, dominati e decisi dagli imperatori di Roma, che con il Gesù della storia nulla ha a che fare e che anzi contraddice e nega sotto ogni aspetto essenziale. Vuoi aggiudicarti il libro che abbiamo appena presentato? Chiama subito lo 011 6694 724. 011 6694 724. Radio Energy e Librerie Belgravia te ne regalano una copia. Let there be love. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love. Avete appena ascoltato alcuni stralci tratti dall'ultimo libro di Paolo Flores d'Arcais, Gesù, l'invenzione del Dio cristiano. Le sensazionali argomentazioni proseguono in libreria a soli 5 euro. Purtroppo siamo giunti anche oggi alla fine del programma, ma ci ritroveremo insieme venerdì prossimo, sempre alle ore 18 circa, con un altro appuntamento con i nostri grandi amici, i libri. Ricordate che il cartaceo non affatica la vista come il monitor, non serve corrente per leggere, né batterie, e la carta stampata ormai è quasi tutta riciclata. Non importa che siano gialli, noir o rosa, l'essenziale è che siano verdi.
Un a presto dalla vostra affezionatissima Viviana Dragani e da Segnalibri, l'energia delle parole, perché le parole sono energia e l'energia è sempre di casa su Radio Energy. Ogni lunedì e venerdì alle 18, Segnalibri, l'energia delle parole, in collaborazione con Librerie Belgravia, in via Vicoforte 14 e in via Monginevro 44 a Torino. Per info 011 385 29 21 o libreria.belgravia@gmail.com.